Benvenuti al nostro consueto appuntamento con 3 minuti per un libro. Oggi parleremo di bellezza e quale migliore scenario di questo per farlo? Quando si parla di bellezza, tutti pensiamo di averne un'immediata comprensione. Ma che cos'è la bellezza? Dostoevskij diceva: la bellezza salverà il mondo. Negli ultimi anni sono sorti infatti diversi studi che riguardano proprio la via pulcritudinis e investono sia la riflessione scientifica ma anche quella filosofica, teologica, e il libro che oggi desidero presentarvi si installa proprio all'interno di questo filone di studi e riguarda l'estetica, che è quella branca della filosofia che si occupa appunto del bello. Il titolo del libro è Per viam pulcritudinis, la contemplazione, opera della bellezza. Il testo è edito da Città Nuova nel 2017 e l'autrice è la professoressa Maria Antonietta Spinosa, docente di filosofia presso la Pontificia Università Teologica di Sicilia. L'idea di fondo che soggiace a questo libro è che la bellezza non sia solo un elemento accidentale, accessorio, ma la bellezza non è neppure solo ed esclusivamente un fatto dell'arte. La bellezza dice qualcosa dell'essere. La bellezza, dice la nostra autrice, è qualcosa che mette all'incontro lo spirito di chi indaga e la realtà indagata. La bellezza è anche mistero, è anelito al trascendente. Nella prima parte del libro, La domanda sulla bellezza, la nostra autrice ripercorre tutta la storia del pensiero occidentale, mettendo in evidenza, proprio a cominciare dai termini calon greco e pulcrum latino, come in realtà il bello sia stato ingabbiato all'interno del vero e del bene. Così la bellezza da elemento costitutivo dell'essere diventa invece un ornamento della realtà. Ma la bellezza è invece, proprio per la nostra autrice, a pari del bene e del vero, il trascendentale, o meglio, il trascendentale dimenticato. Giungiamo così alla seconda parte del libro, La bellezza come domanda. Qui la nostra autrice invece ci mostra come la bellezza sia proprio una tematica filosofica. La bellezza infatti porta alla contemplazione. La contemplazione produce riflessione, ma produce anche domanda. Infatti la domanda sulla bellezza è dunque domanda dell'essere, è domanda sull'essere. La bellezza quindi è punto di domanda, produce inquietudine e sospensione ed è presagio del mistero che l'attraversa. Procedendo quindi per viam pulcritudinis giungiamo sino alla soglia, laddove si incontrano il finito e l'infinito, immanenza e trascendenza. Finally, I'll